E questa volta, amici cari, siamo arrivati a pochi chilometri dalla città più bella del mondo, che è Venezia. Siamo a Pramaggiore, Virginia Camolei, che bella signorina che ho al mio fianco, non solo Venezia, ma anche una bella signorina. Poder roverat. Virginia, dobbiamo parlare dei vini di Lison Pramaggiore, però con calma. Che territorio abbiamo raggiunto? Mi racconti un po' dove siamo? Hai voglia? Sì, qua siamo a 70 km più o meno da Venezia, quindi Pramaggiore infatti è in provincia di Venezia, siamo praticamente sul confine. È un territorio che è protetto dalle Dolomiti, sì, ma sì. Allo stesso tempo è vicino al mare, quindi riusciamo ad ottenere due tipologie di aria, una da parte del mare Adriatico e una dalle Dolomiti. Questo ci aiuta regalandoci dei profumi molto particolari. E beh, questo fa bene chiaramente al vino. Vicino c'è Porto Gruaro. Sì. Noi siamo stati questa mattina a fare un giro perché ci sono delle caratteristiche carine. Sì, grazie a Daniele che ci ha portato a fare una bellissima gita sull'Emena, sul fiume, che è il fiume che una volta veniva utilizzato per trasportare la merce da Venezia a Porto Gruaro, dove dopo da Porto Gruaro i commercianti prendevano certo. La merce e la portavano all'ultima destinazione. Questo per dire che volendo oggi come oggi potete cenare, potete navigare da Porto Gruaro direttamente a Venezia, ma dobbiamo parlare dei vini della nostra Virginia, Podere Roverat. Beh, tante tipologie, ma soprattutto vini molto interessanti. Sì. Con cosa partiamo? Io partirei con il Tai d'Amar. Sì. Il Tai d'Amar è un Surly, quindi è un vino bianco con sì. Il fondo e si chiama così perché originariamente si trovava all'interno delle cambuse delle navi mercantili a Caorle. È un vino che veniva fatto durante la Settimana Santa. Dai! Sì, e si veniva quindi fatto subito. Certo. E serviva proprio per rinfrescare i marinai e l'abbiamo voluto tenere come era di tradizione. Gioia come vitigno, friulano? Friulano, certo. Ecco, sì. Ecco. Certo. Poi abbiamo un rosso molto interessante, sì. Ma devo dire veramente molto interessante. Questo invece è l'ombra sporca, che è un Merlot. Viene chiamato ombra sporca, ombra per via della tradizione veneziana, e sporca perché non è filtrato. Semplicemente lo si lascia in barrique. In questo modo riesce ad acquisire più profumi e sì. Un sapore più delicato. Uve? Merlot. E viene altrettanto sporcato con un po' di Cabernet, dipende dall'annata. Loro realizzano più tipologie di vino, noi per motivi di tempo non possiamo elencarli tutti. Allora Virginia, io ti ringrazio, però non abbiamo finito perché stiamo parlando di un territorio molto molto piacevole, con vini straordinari e con anche dei sapori particolari. Se tu me lo consenti io raggiungo Marco, che è l'agronomo aziendale, perché con lui andiamo ad abbinare soltanto alcuni vini aziendali con dei piatti che altri amici proprio a Porto Gruaro ci hanno preparato. E allora amici cari, detto fatto, eccomi con Marco Milan che è l'agronomo aziendale qui a Podere Roverat. Marco caro, intanto facciamo subito un cc perché sì. Alla vita bisogna brindare, poi con sempre. Questi vini buoni del vostro Podere è meglio ancora. Senti, siamo stati a Porto Gruaro, alla Cantina 900, Taverna al Boccale, gli amici Davide il titolare, Davide anche lo chef tra l'altro, che bene. Abbracciamo con grande affetto. Velocemente li abbiamo disturbati per preparare alcuni piatti da abbinare a una parte dei vostri vini, e non tutti, sia chiaro. Ti ricordi qualcosa tu? Sì, allora, guarda, io so che è stato, almeno avevamo proposto uno Chardonnay, sì. Abbinare un Chardonnay con alici ah. Marinate. Con c'era della cipolla di Cavasso sì. E del Friuli e una cipolla bianca. Poi c'era un succo d'uva e di un succhetto di pinoli. Sì. Molto interessante. Molto interessante. Ottimo, lo Chardonnay. Chapeau. Beh, bellissimo perché aveva un vino abbastanza fresco con delle belle bollicine certo. Adatto per antipasti e soprattutto perché lascia sempre una bocca pulita. Ok, dai, a ruota. Ok, poi avevamo non solo questo, poi abbiamo proposto un altro nostro frizzante sì. Tipico di questa zona, molto molto brillante, molto brioso, sì, sì. Un Tai d'Amar. Ah, che buono.
È un Tokaj particolare. Non filtrato. No, non filtrato e soprattutto in bottiglia ci sono anche i lieviti della rifermentazione. È un gran bere. È un gran bere perché? È un gran bere perché secondo me è, innanzitutto abbinato con del mantecato di... Baccarà. Bravissimo! Con del mantecato. Pietro Marcellino della regia ci fa vedere le immagini della preparazione. Benissimo. Con del mantecato ha quella sapore di crosta di pane. Sì. Un qualcosa che si abbina veramente bene al mantecato e che ci aiuta, che è un bellissimo connubio a mio parere, per l'amor di Dio. Hai perfettamente ragione, con fiore di zucchina in pastelle, qualche esatto. Ravanello che spuntava fuori. Esatto. Poi purtroppo i tempi sono stretti, devo farti correre, ma andiamo avanti. Poi io consiglierei anche il nostro pezzo forte, sì. Uno dei nostri pezzi forti, se mi permetti, il selvaggio della boa. Ah, che buono. Selvaggio della boa con un salmone selvaggio. Affumicato. È un vino corposo, un vino che ha subito una macerazione nelle bucce per 48 ore circa. Hai visto? Ma che è riuscito a estrapolare vari aromi, vari tannini e che si abbina veramente bene al pesce, ma non solo, ma in questo caso al salmone, riesce a creare un connubio, un binomio eccezionale a mio parere. Curiosità, salmone affumicato, riaffumicato in cucina per la affumicatura i semi della mela, che è una chicca veramente che abbiamo scoperto noi di Gusto Chandler. Finiamo in bellezza con il rosso? Con un rosso. Un'altra nostra punta di diamante, l'ombra sporca, sì. Un merlot barricato, c'è anche qualcos'altro, per l'amor di Dio, abbiamo un po' di Cabernet Sauvignon, comunque essenzialmente un merlot che con le carni, sì, è la sua morte. Battuta? Carne battuta soprattutto. Marco, un grande sì, grazie a te, grazie a Virginia, grazie al Podere Arroverata, ai grandi vini di questa terra, l'Isompra Maggiore, certo. Ai piatti che abbiamo assaggiato e alla grande amicizia che abbiamo trovato. Dai, vi aspettiamo qui, vicino a Venezia. Saluti, auguri. Bevi, bevi, bevi.